Il comune di Modica, debole con i forti e prepotente con i lavoratori, è l'incipit della nota del segretario cittadino del PD Salvatore Poidomani in merito ad una questione l'ennesima riguardante la SPM piuttosto incresciosa, quale ai nostri microfoni Poidomani illustra l'intera vicenda. È una di quelle storie che lasciano veramente sbigottiti, senza parole, quelle cose a cui non credi fino a quando non vedi effettivamente. Io l'ho chiesto e ho visto la lettera mandata dal comune di Modica, dall'ufficio locale, con la quale si chiede a 14 lavoratori della multiservizi ora della SPM di pagare 10.000 euro complessivamente, sono 700 euro a testa, per una causa che il comune ha vinto 5 anni fa. Ci sta, è giusto e doveroso che il comune recuperi quelle somme, ma quello che appare veramente inopportuno, quasi una provocazione, è il fatto che si chiedono queste somme a distanza di 5 anni a dei lavoratori che non percepiscono 8 mesi di mensilità che deve pagare la SPM, ma per esse il comune, generalmente il comune che non paga. E soprattutto la cosa veramente assurda è che il comune solo 15 giorni fa, con un tratto di penna, ha cancellato 23 milioni di euro di crediti da riscuotere che non abbiamo riscosso perché li abbiamo fatti prescrivere, cioè abbiamo fatto passare oltre 10 anni senza che li abbiamo cercati ai debitori. Invece poi ora all'ultimo minuto ci ricordiamo che ci sono 10.000 euro da recuperare e li cerchiamo così in maniera quasi canzonatoria ai lavoratori che devono percepire 8 mensilità. Per non dimenticare e per commemorare le vittime dell'Olocausto, ricordando la barbarie nazista, questi i temi della cerimonia che si è svolta in prefettura a Ragusa questa mattina per celebrare il giorno della memoria. Al centro la rappresentazione teatrale sul tema della Shoah, a cura del regista Gianni Battaglia, con musiche del maestro Giorgio Adamo e con canti di Chiara Gurrieri e figure memoriali del liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa, classe quinta B sportivo. Ricordare e tramandare la memoria per consolidare nella cultura di ciascuno, in particolare i più giovani, il rifiuto incondizionato della violenza dell'uomo sull'uomo e della sopraffazione in genere. Sempre l'occasione per non dimenticare quello che è successo non più di alcuni decenni fa, una storia che va sempre tenuta nelle nostre agende, le agende di noi amministratori, è un momento per ricordare quegli episodi, quegli eventi, proprio per evitare che si possano mai riproporsi, riprodursi. A maggior ragione in un momento particolare come questo, siamo in una situazione di guerra. Probabilmente ricordare quello che è successo, che sia ad esempio negativo, appunto per evitare che possa ripetersi, ripeto, a maggior ragione in questi periodi così bui, nei quali giorni noi assistiamo sgomenti a quello che succede a non più di qualche migliaio di chilometri da qui, è certamente il momento di fare il punto della situazione, di ricordare, di vederci anche noi per ripercorrere e cercare di discutere, di non perdere mai l'occasione di ricordare quello che accadde. Gli IMI sono stati gli internati militari italiani internati nei campi di concentramento e malversati. Qualcuno li chiamò gli schiavi di Hitler perché veramente vennero messi a dura prova con lavori forzati, con tristi condizioni economiche. Tornarono con, diciamo, un grande vulnus nella loro mente e nel loro cuore. Ecco, non dimenticare significa anche questo, mettere insieme tutti coloro che la barbarie nazista, accompagnata dal fascismo, perché purtroppo anche il presidente Mattarella ci ricorda che nostri connazionali si sono macchiati di gravissime colpe, ebbene quella barbarie ha dilaniato la storia per non essere mai più a quel punto, perché tutto quello che è accaduto non ritorni. La memoria ha un senso se è veramente parte di noi, del nostro vissuto, nel senso che la portiamo avanti come un ideale di giustizia e di libertà. È una cosa bellissima, io credo che il nostro motto di oggi sia passato, presente e futuro. Il passato deve accompagnarci in questo presente non così roseo, ma soprattutto mai dimenticare per un futuro, perché quello che è successo non riaccada più. Mm-hmm.
Nei giorni scorsi gli agenti della squadra mobile della questura di Ragusa, coadiuvati da personale dell'ASP di Ragusa, hanno proceduto al controllo di un'azienda agricola in Vittoria, operante nel settore della coltivazione di ortaggi in serra. All'interno delle serre sono stati colti 4 operai intenti a lavorare sulle piante di ortaggi. Accortisi della polizia, 3 degli operai sono repentinamente fuggiti, soltanto uno di essi è rimasto all'interno dell'azienda e al momento del controllo gli agenti hanno constatato che non stava facendo uso di alcun dispositivo di protezione individuale, non calzando le previste scarpe antinfortunistiche nei guanti protettivi. I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che gli altri 3 operai al momento del controllo erano privi di permesso di soggiorno, pertanto i titolari dell'azienda sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per intermediazioni illecite e sfruttamento del lavoro, ma anche per aver impiegato alle loro dipendenze 3 stranieri privi del permesso di soggiorno. Inoltre l'accurato sopralluogo effettuato con l'ausilio del personale dell'ASP di Ragusa ha permesso di appurare altresì gravi carenze igienico-sanitarie, soprattutto all'interno degli alloggi destinati ad abitazione, risultati essere ambienti di vita inidonei. Gli agenti della squadra mobile, dalle dichiarazioni rese dall'unico operaio presente all'interno dell'azienda, sono riusciti a scoprire un altro grave illecito, facendo scattare la denuncia all'autorità giudiziaria per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per 2 coniugi, poiché nel 2021, appena arrivati in Italia, non solo lo avevano impiegato alle proprie dipendenze, anche se privo del previsto documento di soggiorno, ma gli avevano poi richiesto ed ottenuto un ingente profitto economico volto a fargli ottenere indebitamente il nulla osta al lavoro stagionale subordinato. Con l'adozione della delibera 164 del 26 gennaio l'ASP di Ragusa potrà procedere alla stipula di una nuova convenzione della durata di un anno con l'ASP di Catania per garantire le prestazioni di odontoiatria riabilitativa a favore di pazienti con disabilità fisica, psicofisica e psichiatrica non collaboranti alle cure affetti da patologie odontostomatologiche. Il provvedimento fa seguito alle richieste inoltrate dalla direzione strategica nel maggio e nel settembre scorso. L'attività consiste in uno screening diagnostico odontoiatrico ed eventuale intervento riabilitativo orobuccale da svolgersi presso la sala operatoria individuata all'ospedale Maria Paterno Arezzo di Ragusa Ibla. L'equipe che effettuerà gli interventi sarà guidata dal professore Giuseppe Spampinato, direttore dell'unità operativa complessa di odontoiatria speciale presso il presidio ospedaliero Santa Venere e Santa Marta di Acireale. L'ASP di Ragusa metterà a disposizione 4 posti letto presso il reparto di otorinolaringoiatria, alcune unità di personale, infermieri, operatori sociosanitari, operatori tecnici per tutte le necessità del caso. L'attività, spiega il commissario straordinario dell'ASP Fabrizio Russo, verrà svolta mediamente con un accesso mensile in giornate da concordare. Ringrazio il commissario dell'ASP di Catania Maurizio Lanza e il professor Spampinato per aver aderito alla nostra proposta e ad una richiesta proveniente dal territorio ragusano. Grazie a questa convenzione, fondata su trattamenti altamente specialistici e professionalità di valore, saremo in grado di garantire la continuità assistenziale ai pazienti con disabilità che sono affetti da questo genere di patologia. Mi avete salvato la vita, non lo dimenticherò mai. Emozionato, Carmelo Figula ha voluto ringraziare personalmente i soccorritori della Seus che nella notte di Capodanno sono intervenuti con successo a Ispica a seguito di un codice rosso. Durante il cenone con i familiari, infatti, è stato colpito da arresto cardiaco, da qui la chiamata al 118 e il tempestivo arrivo degli operatori della postazione Romeo India 3. Angela Lauretta e Carmelo Massimo Ventura, questi nomi dei due soccorritori, hanno ricevuto un encomio ufficiale dal presidente della Seus Riccardo Castro, il quale sottolinea la loro notevole professionalità che ha permesso di salvare l'ennesima vita, rendendoci ancora una volta orgogliosi di tutti i nostri soccorritori e delle centrali operative del 118 e del 912. Inoltre Castro ha consegnato al paziente salvato un crest del 118. Tra i presenti all'incontro al Cannizzaro di Catania c'era anche Michele Rizza, zio di Carmelo Figura, il quale ha scritto una lettera al presidente della Seus per lodare i soccorritori che hanno salvato la vita al nipote. A loro vanno i ringraziamenti attestati di riconoscenza e di gratificazione mio e di tutta la mia famiglia. Arrivati dopo circa 3 minuti dalla nostra chiamata al 118, con competenza e padronanza hanno fatto le manovre necessarie prima col massaggio cardiaco da parte di Carmelo Massimo Ventura e quindi con il defibrillatore tramite Angela Lauretta, facendo in modo che il cuore di mio nipote, già cianotico, iniziasse a battere nuovamente. Sono stati momenti drammatici e movimentati che i due operatori del 118 hanno saputo ben gestire e tenere sotto controllo con lucidità e abilità. Nel frattempo è arrivata da Pozzallo anche l'ambulanza con il medico a bordo, che ha preso in carico il paziente accompagnandolo all'emodinamica dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Dopo i primi accertamenti è stato ricoverato in terapia intensiva per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo permanente. Gli stessi medici dell'ospedale si sono complimentati per il soccorso salvavita effettuato dal 118, sottolinea lo zio del paziente, aggiungendo nella lettera: sentiamo il dovere di dare risalto a ciò che di buono caratterizza l'ambito sanitario, che tante volte non fa rumore e notizia, ma che merita di essere portato all'attenzione degli organi competenti, elogiando pubblicamente chi fa bene il proprio lavoro, nel caso specifico salva una vita. Angela Lauretta si è dimostrata esperta, competente e preparata nel praticare le necessarie opportune azioni e Carmelo Massimo Ventura ha svolto bene le manovre principali di primo soccorso. Grazie dal profondo del cuore per l'umanità,
la diligenza e l'alto senso del dovere. Gratitudine va anche all'equipe dell'ambulanza medicalizzata e al medico che ha ben gestito e tenuto sotto controllo la situazione fino all'arrivo in ospedale. Il gruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Ragusa ha presentato un ordine del giorno per invitare il civico consesso e l'amministrazione comunale a rigettare la norma sull'autonomia differenziata così come approvata in Senato nei giorni scorsi in prima lettura e ad adottare una serie di iniziative per investire i livelli istituzionali superiori della preoccupazione che gli enti locali provano nei confronti del DDL Calderoli. In particolare dichiara Peppe Calabrese, consigliere comunale e segretario cittadino del PD, assodato che se il DDL sull'autonomia differenziata diventasse legge ciò causerebbe l'aumento del divario economico sociale tra il meridione d'Italia e il nord, con conseguente peggioramento di tutti i servizi essenziali, concretizzando l'antico sogno di secessione che la Lega va proponendo dalla sua fondazione. Con l'ordine del giorno che abbiamo presentato, aggiunge Calabrese, invitiamo il Consiglio Comunale di Ragusa e l'amministrazione Cassia a prendere una posizione che sia di marcata distanza dall'azione del Governo nazionale, chiedendo la sospensione dell'iter normativo, riaffermando l'indivisibilità della Repubblica e promuovendo presso ogni organo istituzionale il principio per il quale sono i territori a dover essere tutelati e non gli interessi di partito. L'autonomia differenziata da concludere una norma scellerata e il Partito Democratico si batterà sempre perché non diventi legge. Il presidente territoriale della CNA di Ragusa, Giuseppe Santogone, e il segretario territoriale Carmelo Caccamo, unitamente al responsabile cittadino Andrea Di Stefano, hanno incontrato il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, a Palazzo di Città, al centro del confronto, prima di ogni altra questione, il tema del definanziamento del lotto autostradale Scicli-Modica. Occorre condurre una grande battaglia per il territorio e garantire che l'autostrada arrivi a Gela, hanno detto gli esponenti CNA al primo cittadino. Sono numerose le imprese che chiedono a gran voce che la nostra provincia non sia mortificata e non sia subordinata a scelte fatte da altri. Occorre un'azione forte dei sindaci per ottenere il finanziamento del progetto esecutivo già in essere. Non ci fermeremo e incontreremo i rappresentanti istituzionali di questo territorio. La CNA si è soffermata ad affrontare anche il nodo ZES, mettendo a conoscenza il comune di Comiso, dove insiste una delle zone ZES della nostra provincia, delle modifiche che la CNA ha chiesto a livello regionale e nazionale rispetto al progetto di ZES unica del Mezzogiorno, al fine di garantire operativamente benefici e opportunità per le aziende che vogliono investire nelle zone economiche speciali. Abbiamo parlato anche di aeroporto di Comiso, ancora la CNA, e della necessità per la nostra comunità di potenziare le tratte DEI per lo scalo Casmeneo. Non possiamo parlare di turismo solo quando arriveremo in estate, poi sarà purtroppo tardi ancora una volta. Abbiamo riscontrato attenzione da parte del sindaco sulle tematiche poste. Il primo cittadino ha convenuto sul fatto che occorre potenziare le infrastrutture del nostro territorio e collegare gli asset strategici quali il porto di Pozzallo e l'aeroporto. Per quest'ultimo si è detta fortemente impegnata nelle procedure di realizzazione del cargo su Comiso attraverso una fitta interlocuzione con la regione, così che il sito possa diventare un hub strategico per i mercati del Mediterraneo, valorizzando ed esportando le eccellenze agroalimentari dell'area eblea verso i principali snodi nazionali del nord Europa. Le tematiche messe in luce dalla CNA territoriale di Ragusa sono di grande attualità. Se vogliamo essere protagonisti di un processo virtuoso di crescita economica e non passivi spettatori in un mondo economico in grande trasformazione, chiariscono i vertici dell'associazione di categoria, è indispensabile un intervento concertato.